Un saluto da Chromeboy, oggi proviamo 63 Days, che è un tattico in tempo reale stealth, nel quale interpretiamo il ruolo di alcuni partigiani polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ringrazio gli sviluppatori per avermi fornito un accesso a questo gioco. Cominciamo con una campagna. Le missioni sono molto lunghe, non so se riusciremo a fare l'intera prima missione. Gioco in modalità facile, che comunque per me è già abbastanza complicata. Il gioco comincia con un video introduttivo. L'audio di questo gioco è in inglese o in polacco. Io ho deciso di tenerlo in polacco, tanto ci sono i sottotitoli in italiano. Cominciamo. Urodziłem się w 1927 w wolnej Polsce, w Warszawie. Jestem drugim synem Józefa Borowskiego oraz Marii z rodu Zaleskich. Ojciec służył od 1918 roku w 10. Pułku Piechoty, a następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza, Brygada Podole. Wojskowy z krwi i kości. Matka w młodości była aktywną działaczką niepodległościową. Nic dziwnego, że zostaliśmy ze starszym bratem wychowani w duchu patriotyzmu i szczerze kochaliśmy kraj, który nasi rodzice z trudem wywalczyli. Mój brat Antoni jako dziecko był obiecującym sportowcem. Robił wszystko, żeby zaciągnąć mnie do harcerstwa. Inaczej zdechłbyś przy tych książkach, młody, mawiał. Wraz z atakiem Niemiec na Polskę skończyło się moje dzieciństwo. Miałem wtedy 13 lat. Ojciec stacjonował w Korpusie Ochrony Pogranicza na wschodzie, więc początkowo nie martwiliśmy się. Bardziej martwiliśmy się o siebie, gdy samoloty z czarnymi krzyżami zrzucały bomby na nasze miasto. I wtedy ZSRR biło nam już w plecy. W radiu mówiono o wspólnym pakcie o nieagresji. Ale wtedy zrozumiałem, dla Sowietów traktaty i umowy nigdy nie miały żadnego znaczenia. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że ojciec trafił do sowieckiej niewoli. Wtedy jeszcze nie rozumieliśmy, co ona oznacza, ale cieszyliśmy się, że żyje. Dostaliśmy od niego ocenzurowany list w 40 roku. Raz. Później brak kontaktu. Potem przyszły lata upokorzeń. Niemcy traktowali nas jak zwierzęta. Po polsku uczyliśmy się jedynie na tajnych zajęciach, za które groziła kula w łeb. Pracowaliśmy pod przymusem od 14 roku życia, by budować silną Trzecią Rzeszę. Wszystkich naszych kolegów, którzy byli Żydami, porwano i zamknięto w warszawskim getcie. Za pomoc im można było zginąć, a i tak próbowaliśmy. Przecież to byli nasi koledzy. Ludzie znikali bez wieści. Przychodzili po nich w nocy, porywali w łapankach i wywozili pod bronią. Co czwarty z moich kolegów z podwórka przepadł. Wraz z bratem zaczęliśmy działać aktywnie w podziemiu, jak wielu chłopaków w naszym wieku. Byliśmy na tyle dobrzy w tej robocie, że trafiliśmy do KEDYW-u, kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK. Więcej szczegółów nie podam. Nie wiem, w czyje ręce wpadną te wspomnienia. Jednakże chcę opisać naszą najpoważniejszą akcję. Należeliśmy wtedy do oddziału Osjan. Oni i tak już wszyscy nie żyją. Miałem wtedy 18 lat. Dobra, prawie wszyscy się zjawili. Wszyscy oprócz Waldka. Nikt nie wie co z nim, ale robotę i tak trzeba wykonać. Więc jak pamiętacie, Szwaby zajęły to małe lotnisko na potrzeby ich armii. Te samoloty wylądowały tu wczoraj. Są teraz naprawiane i ładowane zaopatrzeniem. Wszystko ma polecieć na wschód, na front. A my jesteśmy tu po to, by nie poleciało nigdzie. Ale najpierw ktoś musi się przekraść przez garnizon, oczyścić drogę i wpuścić resztę. Niestety Waldek miał przynieść nożyce do drutu, by wyciąć przejście tam, gdzie mur jest rozwalony. No i nie ma go, więc nasz dzielny zwiadowca sam musi znaleźć jakieś nożyce. Na pewno tu mają. Jakiś ochotnik? Młody, ty pójdziesz. Dobrze się skradasz, dasz radę. Tak jest! Pójdę z nim. No tak, nie puścisz młodszego brata samego. Nie potrzebuję go. Stul dziób, pszczylu. Idziemy razem. Tylko nie róbcie hałasu. Będziemy czekać nieopodal głównej bramy, więc będziemy odsłonięci. Jak tylko przetniecie drut, zbiórka w środku. Wszystko jasne? Jasne. Jasne. Ruszamy, panowie.
Ebbene, abbiamo finalmente completato questa lunga introduzione. Abbiamo due personaggi da controllare, Novellino e Lince. Novellino ha un coltello ed è quello più stealth dei due. Lince può strozzare i nemici. Hanno anche due abilità di distrazione diverse che vediamo adesso giocando. Ma andiamo avanti prima Novellino, perché la prima cosa che dobbiamo fare è infiltrarci nel questo aeroporto sostanzialmente, e qui ci sono delle c'è dell'edera che Novellino può scavalcare mentre Lince no. Tutto questo gioco ha dei sistemi arbitrari che limitano anche in maniera non realistica le abilità dei due personaggi per avere, diciamo, una meccanica più da gioco, più da puzzle. Come vedete, ho fatto strisciare qua. Qui c'è una sentinella che sta guardando e in questa zona ci vedrebbe strisciare. Qua invece, dove è righe, se strisciamo non ci vede. A questo punto noi possiamo mettere giù anche un occhio per vedere se c'è qualcuno in questa zona che sta guardando. Non c'è nessuno, quindi riprendiamo Novellino, ci alziamo in piedi e andiamo a saltare dentro al campo. C'è questo soldato che sarebbe la prima vittima per il nostro Lince, ma è tenuto sotto controllo da questo altro, quindi il gioco sarà tutto più o meno così: andare a eliminare un soldato alla volta e farci strada all'interno del campo. Il primo è questo qua e ce lo regalano sostanzialmente. Noi ci sdraiamo a questo punto e ci avviciniamo. Prendiamo in mano il coltello, questo è il nostro raggio di tiro, e quel cerchio più grosso che si vede è il suono che farà il soldato mentre muore. Non c'è nessuno in questa zona, quindi lanciamo il coltello, il soldato muore, noi recuperiamo il nostro coltello. Perfetto, e possiamo continuare a strisciare fino a qui, senza problemi. A questo punto, dicevamo, questo soldato tiene d'occhio questo soldato, Lince può strozzare questo soldato, ma non deve essere visibile. Allora, noi muoviamo Lince qua dietro, tanto qui appunto può strisciare, e con Novellino lanciamo un sasso e facciamo girare la sentinella. Quando la sentinella si sarà girata, noi strozziamo questo soldato, ne prendiamo il corpo e lo portiamo qua. Facciamo conto che sia solo svenuto, ma tanto qualcuno lo ammazziamo a breve. Ok, buttiamo giù il corpo, qui c'è un bel fucile e recuperiamo questo fucile. Il nostro obiettivo non scritto è recuperare almeno due fucili che ci serviranno. Ora, questo soldato si è girato di nuovo, questo soldato sta tenendo sott'occhio questo prigioniero, e quindi noi possiamo lanciare una seconda pietra, distrarre questo soldato di nuovo e con Lince andare a riunirci con il fratello minore. Giriamo qua attorno. E per ora è tutto tranquillo. Perfetto. Ora dobbiamo trovare le tronchese, è un lavoro per Novellino naturalmente. Lo mandiamo con calma da questa parte. Le tronchesi sono qua. Ok. E cominciamo a strisciare. Diamo un'occhiata che qui non ci sia nessuno che ci vede. Ci alziamo in piedi e andiamo a entrare di qua. Ci sono due soldati, uno sta lavorando al camion e fa avanti e indietro dalle tronchesi, l'altro è qua che guarda. Quindi noi ci avviciniamo così, ci sdraiamo, aspettiamo che il soldato si allontani dalle tronchesi, e appena comincia ad allontanarsi, se si muove possibilmente, distraiamo l'altro soldato e andiamo a recuperare le tronchesi. Il gioco è tutto guardare come si muovono i soldati, le sentinelle, eccetera. Ok, ora abbiamo le tronchesi, possiamo cominciare a tagliare questo allarme. Non che abbiamo capito cosa serva a tagliare gli allarmi, ma facciamolo lo stesso. Ok.
dato che in generale se scatto un allarme io ricarico la partita. Un aspetto molto buono di questo gioco è che ha dei salvataggi automatici abbastanza frequenti. Qua mi sto abbassando perché dovrebbe esserci questo soldato che vede, guarda questo soldato, in pratica siamo molto vicini. Allora, ora possiamo cominciare a pensare di eliminare questo. Andiamo sia Lince che Novellino strisciando in questa zona. Fortunatamente i soldati hanno veramente una visuale limitata. Lanciamo un sasso, il soldato si gira e noi andiamo a strozzarlo. Una volta strozzato possiamo portarlo qua dietro. Qua c'è un soldato sulla torre, ma possiamo ignorarlo. Questo lo buttiamo giù. Guardiamo se qua è rimasto per caso un fucile. No, è rimasto un MG. MG non mi piace, non mi interessa. Ora con questo possiamo andare a strozzare anche quest'altro soldato. Ho sbagliato tasto. E lo prendiamo anche lui. Ale. E lo portiamo qua. Facciamo questo piccolo deposito di tedeschi. Il prigioniero è libero, scappa. Non so se ci dà un punto, perché potremmo liberare dei prigionieri. Ok, con questi due ora possiamo cominciare ad andare avanti. Qui c'è un altro MG che non ci interessa. E quindi noi cominciamo a girare da questa parte. Qui c'è un bel... Allora, noi dobbiamo girare così però. Qui c'è un bel cespuglio dove noi possiamo stare nascosti. Vedete che anche il tutorial ce lo dice. Mandiamo i nostri eroi nei cespugli e siamo tutti a posto. Questo è un MG. Questo ha... Penso abbia un fucile. Perfetto. L'importante è che ci sia almeno uno con un fucile. Questo è un altro MG, perché ci servono due fucili per fare questa missione. Penso che ogni tanto, dato che le armi sono abbastanza random, ogni tanto non ci dia il necessario per completare la missione, o almeno completarla come dico io. Allora, con Lince possiamo parlare, far arrivare il soldato qua. Novellino ora lancia un sasso e lo distrae. Un lavoro di estrema coordinazione, nel quale poi possiamo andare a eseguire la nostra esecuzione. Eseguire esecuzione è un po' orrendo da dire, ma lasciatemelo dire. Ok, anche questo è fatto. Portiamolo qua. Buttiamolo giù prima che ci vedano dalla torretta. Perfetto. E questo è un MG, purtroppo. Allora qui siamo, cominciamo a essere nei guai. Nel mentre noi andiamo con Novellino fino a qua, lanciamo il sasso qua, questo si gira e noi possiamo con Lince andare a strozzarlo. Ma prima, ok, rifacciamo l'azione, mettiamoci entrambe qua. Facciamo rigirare indietro il soldato ora che è distratto. Lo strangoliamo. E lasciamo tranquillamente giù il corpo qua. Qui c'è un'altra MG che non ci serve. Vedete che i prigionieri scappano. Ora c'è questo soldato qua. Questo soldato qua è relativamente facile da prendere, però serve un lavoro a due. Serve sapere quando questa zona è scoperta. Qui infatti c'è un ufficiale che sta guardando. Allora, Lince può fare la scaletta a Novellino, che sale su questa rialzo. Quindi Novellino ha sempre il suo fido coltello. Abbiamo eliminato tutti i soldati qua attorno. Facciamo cascare il soldato lì sotto. Recuperiamo questo.
e siamo felici e contenti e possiamo tornare giù. Ok. E ora saremmo al punto in cui mi servono due fucili. Vediamo se possiamo fare qualcosa di alternativo. Allora, ci sono queste due guardie che non sono raggiungibili. Questa guardia guarda da questa parte. Questo è un mitra. Questo è un altro MG. Questo è un altro MG. Questo avrebbe un fucile, ma non è raggiungibile. Vediamo questo. Questo è un fucile, ok. Allora, questo è raggiungibile. Andiamo a prendere questo fucile. Con entrambi gli eroi. Corri. Ecco. Allora, vediamo un po'. Qua c'è un sacco di zone a vista. Noi entriamo da questa porta, usciamo dall'altra. Con novellino possiamo fare circa lo stesso. Con l'incio usciamo da qua. Allora, proviamolo in questo modo. Con novellino andiamo qua. Con lince. Allora, salviamo. Distraiamo in questo modo. Entriamo in questa porta. Ora novellino. Ecco, non è andata bene. Quindi riproviamo. Lince provoca da qua, entra nella porta. Novellino lo fa girare da questo lato e Lince lo strangola. Perfetto! Questa coordinazione tra i due fratelli è praticamente perfetta. Quindi nascondiamo il corpo qua dentro. Novellino può quindi andare a recuperare quello che dovrebbe essere un fucile. Perfetto. Abbassati. Non mi dire che ho fatto cadere il fucile nell'unico posto dove non posso recuperarlo. No, posso recuperarlo tranquillamente. Ok. Allora, già che siamo qua, andiamo a eliminare questi due. Andiamo con lince e novellino in questa zona. Distraiamo il soldato, nascondiamoci qua.
Quindi con un sasso facciamolo girare e quindi strozziamolo. Perfetta coordinazione tra i due fratelli e abbiamo recuperato il secondo fucile. Intanto Lynch può occultare un corpo, lo mettiamo qua. Ottimo. Novellino recupera il fucile, grazie. Quindi uscite di qua tutti e due. Vabbè. Fatto il giro largo, non è un problema. Giù bassi. E via di qua. Novellino, giù basso anche lui. E giù di qua, perfetto. Ora possiamo correre fino a qua. E possiamo correre fino a qua. Non correre, camminare veloce. Perché correre si fa rumore. Ora che abbiamo eliminato un numero allucinante di guardie. E abbiamo anche due fucili. Possiamo finalmente occuparci di queste due guardie. Una funzione che non abbiamo ancora visto. Adesso metto una cosa così per prendere uno spazio. E la possibilità di fare azioni contemporanee. Allora, vedete, queste sono a tiro e sparando a entrambi non abbiamo nessuno. Non allertiamo nessuno perché abbiamo fatto fuori tutti i nemici in zona. Quindi, premendo tab, possiamo pianificare un'azione contemporanea. Ovvero sparare contemporaneamente entrambi. Enter. Due fucilate e è scattato un allarme. E quindi speriamo che ci sia il famoso autosalvataggio. Allora, proviamoci. Questo è perché Novellino. No, così è visibile, così è visibile. Allora, Novellino deve andare da qua ed è fuori tiro. Così è visibile e nell'altro modo sarebbe fuori tiro. Ok. Così va bene. Uno. E due. Enter. Ok, sono fuori entrambi. C'è qualcuno che guarda la recinzione? Sembra di no. E quindi il Novellino può andare a tagliare la recinzione e far entrare gli alleati. Quindi possiamo mandare Lynch. Qui non c'è nessuno. Fino a qua, qui ci sono due guardie. Qua dobbiamo stare attenti a questa finestra. Per il resto dovrebbe essere tutto a posto. Noi comunque sdraiamoci per principio. Controlliamo che qua non ci sia niente e quindi andiamo a prendere questa guardia. E siamo stati visti. Ok. Riproviamoci. Allora, io voglio proprio vedere cosa succede qua. Qua. Perfetto, Lynch può
salire fino a qua. Forse anche. Ida na górę. Jasne. Dobbiamo prendere il tempo a questa guardia. Che sta molto qui. Poi arriva sta finestra. Guarda che tutto sia a posto, noi aspettiamo un momento. Appena si leva. E naturalmente dobbiamo anche far sparire i corpi, perché se poi la guardia guarda fuori e vede qui un soldato a terra, noi lo facciamo salire. Lo facciamo sparire molto facilmente così. Perfetto. Possiamo cominciare a far arrivare i nostri qua. Ecco gli altri che entrano col passo del giaguaro. In qualche modo non sono visti comunque da quella guardia. Idę. Dobra. Dobra robota. Teraz trzeba zrobić jeszcze kilka rzeczy. Idźcie. Zaraz. Czemu znowu my? Bo jesteście rozgrzani. No, ale... Dobra, skończ marudzić. Co dalej? Następny krok to dostać się do hangaru. Oczyście drogę i otwórzcie go dla nas. Trzeba też po cichu ściągnąć wszystkich, którzy pilnują samolotów. Damy radę. I są też te patrole na pasie startowym. Trzeba je jakoś odciągnąć. Jakoś. Jeżeli byśmy wyłączyli te reflektory, na pewno to zauważą. I pewnie ruszą dupy, żeby sprawdzić, co się stało. Racja. To może być nasza szansa. Mądryś młody. E come vedete, quindi, abbiamo ancora davanti una bella missione da compiere. Prima cosa, recuperare una chiave che è qua. E per questa chiave cominciamo a muovere i nostri eroi. Almeno fino a qua. Entrambi. Allora, per aprire questa chiave, per entrare qua, dobbiamo far fuori questa guardia. Per far fuori questa guardia, c'è questa guardia che sta guardando e c'è questa guardia che sta guardando questa guardia. E quindi abbiamo capito che è tutto un guardarsi. E quindi arriviamo fin qua. Qua la svelta. Cominciamo a muoverci con l'ince fino a qua strisciando. Riproviamoci. Senza gli altri. Ok, no, non dobbiamo passare da qui, dobbiamo passare da dietro, purtroppo. Quindi, lince, striscia. E arriva fino... Striscia però, dai. Non farti vedere. Ok. Striscia fino a qua. Novellino. Ok. Ok, con l'ince andiamo fino a qua. Novellino, andiamo fino a qua. E sostanzialmente dobbiamo evitare che questa caserma con 200 soldati venga allertata. Ora, questo è il primo bersaglio. Proviamo ad andare a vedere come trattarlo. Girando da dietro,
dobbiamo stare attenti logicamente a questo. E una volta che questo si leva, forse... Sì, assolutamente, non c'è nessuno nel raggio, possiamo quindi farlo fuori col coltello. Prima però dobbiamo essere sicuri che qua non ci vede nessuno, ci vede lui. Quindi un sasso per girarlo. Non è andata bene. E proviamoci. Sasso qua sopra per girarlo. Non lo distrae neanche per cacchio. Lancia. Oh, perfetto. E ora con l'ince possiamo recuperare il corpo. Possibilmente prima che arrivi la guardia. Che ora l'ha visto. Ecco, non va bene. Riproviamo. Adesso così. Forbice. Lince lo recupera. Corsa però. Vince, vai. E porta il cadavere qua. Ecco, buttalo qua dentro. Che non lo vede nessuno. L'avellino può recuperare il suo pugnale. E tornare a nascondersi. Qua. Ora. Vince, può tornare indietro di qua. Andare fino a qua. E aspettare che quella guardia si giri. Se quella guardia si gira, quindi possiamo salire qua. Eliminiamo e pacifichiamo. Ora, già che siamo in ballo, qui c'è una guardia, qui c'è una guardia, qui c'è uno che gira. Volevo provare una cosa, una missione da solo per Lince. Prova a non essere molto visibile, prima cosa facciamo fuori questo. Mi dà fastidio. Mi dà fastidio che esista. Ok, non si può passare su questo tubo. Quindi l'unico modo per entrare di qua o è da qua fuori. Neanche. No, bisogna proprio entrare da qua. Ok, perché mi stavo portando avanti perché non so come eliminare queste torri. Più avanti. In ogni caso, per ora abbiamo fatto questo. Corriamo. E andiamo fino a qua. Tutto questo perché stavamo levando di mezzo questo. Poter poi andare a prendere la chiave qua. Quindi vado fino a qua. Per aiutare Novellino a salire. Lino sale. Lino corre.
Guardiamo che nessuno guardi. Ok. Bel colpo, cade nelle frasche. Recuperiamo il coltello. Torniamo indietro. Torniamo giù. Tamide. E arriviamo fin qua. Con Lynch invece andiamo su di qua e mettiamoci dietro questa porta. Abbiamo visto che il ciclo di questo ufficiale è andare alla radio, andare alla finestra e poi andare davanti alla porta. Aspettiamo che vada davanti alla porta. Va alla finestra, viene alla porta, grazie. Ed eccolo, alla porta. Andiamo! Boom! Perfetto! Questo altro prigioniero è libero. E noi a questo punto possiamo uscire. Diamo la chiave. Siamo visibili, ributtiamoci giù. Novellino strisciando può arrivare fin qua. Lynch può alzarsi in piedi e aprire questa porta. E da qui si apre più o meno la seconda parte della missione, nella quale dovremmo liberare quest'hangar e poi andare a eliminare tutta una fila di guardie, spegnere le luci e fare un sacco di altra roba. Ma questo video sta veramente andando per le lunghe, quindi io direi che come prima occhiata a questo gioco ci possiamo fermare qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questo gioco devo dire che mi intriga, anche se ha una difficoltà veramente un po' troppo complessa per i miei gusti, anche se logicamente quando le cose riescono, quando i piani riescono, è sempre una bella soddisfazione. Quindi per ora noi ci fermiamo qui, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, i commenti sono aperti e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E alla prossima!